Ciao cinefusi, oggi vi parlo di Comandante, il nuovo film con protagonista Pierfrancesco Favino e diretto da Edoardo De Angelis. Il film l'ho visto proprio recentemente, insomma, alla Mostra del Cinema di Venezia, all'80esima Mostra del Cinema di Venezia, e devo dire che in generale mi è piaciuto, nel senso che ha dei lati positivi e dei lati negativi, ma andiamo, insomma, a capire di cosa stiamo parlando. Il film innanzitutto è ambientato nel 1940, quindi diciamo in piena Seconda Guerra Mondiale. Diciamo la prima parte degli avvenimenti avviene quasi tutta nel 1940, poi qualcosina ecco, va anche nel 41 e nel 42, però principalmente 1940. Parliamo di Comandante, perché Pierfrancesco Favino interpreta appunto questo comandante veneto. E qui veramente, ragazzi, vedere Pierfrancesco Favino che parla veneto è una cosa abbastanza strana. È molto bravo, però ecco, gli viene in maniera un po' strana, diciamo. E è appunto comandante però della divisione sommergibili in guerra. Quindi praticamente quella divisione che andava per mare, però non erano navi, barche, erano proprio sommergibili. Quindi loro praticamente durante il giorno navigavano sott'acqua e poi risalivano di notte, appunto per non farsi vedere. E diciamo che appunto racconta la figura di questo comandante un po' testardo, un po' magari fuori dalle righe, che voleva appunto a tutti i costi portare avanti le sue idee e che effettivamente poi alla fine riesce a portare avanti le sue idee. Ecco, come dice lui nel film, lui riesce a vedere qualcosa, quindi ha un po' questo intuito che prevale. E quindi parliamo insomma di guerra, parliamo di italiani in guerra e parliamo appunto di persone che vengono per parecchio tempo chiuse in un sommergibile, quindi in uno spazio molto molto ristretto. Questa è la trama di Comandante. Ora, il film dal punto di vista tecnico è assolutamente lodevole. La fotografia è fantastica. Abbiamo i toni del grigio, abbiamo i toni del blu, abbiamo i toni del nero. Tutti i toni che riportano ovviamente alla guerra e che quindi fanno sentire il dramma anche proprio allo spettatore. E questo mi è piaciuto moltissimo. Mi sono piaciuti moltissimi anche gli effetti speciali perché comunque parliamo di far emergere, riemergere un sottomarino, insomma, ed era fatto molto molto bene per essere un film italiano. Dico per essere un film italiano perché solitamente diciamo i maestri degli effetti speciali sono per lo più gli americani. Invece qua gli effetti speciali sono molto belli anche per quanto riguarda le ferite da guerra, quindi non solo ferite, abrasioni, ustioni, proprio anche diciamo perdite di arto, ecco, sono rese molto molto bene e non danno quell'idea di computer grafica fatta un po' male, di quell'idea che ogni tanto mi sembra un po' di vedere un videogioco, ecco, che è una cosa bruttissima da vedere. Secondo me, in un film vuol dire che la computer grafica è fatta male. Ecco, no, in questo caso devo dire un punto a suo favore, fatta molto molto bene. E poi le scelte registiche assolutamente sono assolutamente azzeccate. Sono fatte a regola d'arte e anche se risulta un po' lento per essere un film di guerra, perché c'è tanta narrazione, ho apprezzato comunque il fatto che fosse più un film di riflessione che un film propriamente di azione e di guerra. Le cose che mi sono piaciute un po' meno, diciamo che appunto è stato questo film. Prevarica l'unica, diciamo, regola di base che ha il cinema e che insegnano più o meno in tutte le scuole di scrittura e di sceneggiatura, ovvero il cosiddetto show don't tell. Quindi
Quindi mostra, non dire. Ecco, questo film invece dice tanto, è tanto, tanto didascalico. A livelli veramente stressanti. Cioè, all'inizio ci sono questi dialoghi interiori dei personaggi, a mio parere, veramente, veramente eccessivi e pesanti. E questo, insomma, fa sì che al secondo o terzo dialogo interiore il pubblico un pochino si distacchi, ecco, da quello che sta guardando. Ed è un peccato perché comunque si parla di cose molto importanti, perché comunque si parla di guerra, si parla di giovani che vanno in guerra, però trattate in questa maniera molto didascalica, molto di racconto, si perde un po' quell'obiettivo, ecco, mettiamola così. Un'altra cosa che non mi è piaciuta molto è questo fatto di portare un po' il popolo italiano su un piedistallo, quindi magari ripetere sempre un po' quella farsa di italiani brava gente, quindi che gli italiani non erano assolutamente fascisti, non erano assolutamente pro alla guerra e loro, diciamo, ci sono capitati in mezzo a questa guerra, ecco. E diciamo che il film è un po' troppo di parte su quella cosa lì, quando magari la realtà era tutt'altra, quindi un po', diciamo, sul troppo politico, ecco, mettiamola così. E anche se devo dire che il livello tra dramma e comicità è ben equilibrato, ad esempio c'è un bellissimo passaggio di cui non vi spoilerò, però vi dico, fate attenzione quando lo guarderete perché c'è un bellissimo passaggio sulle patatine fritte che veramente fa morire da ridere. Ed è equilibrato con tutta la parte drammatica perché non è straziante, anche se stiamo parlando di giovani che comunque vanno in guerra e verosimilmente moriranno, non si parla di qualcosina di straziante, ecco, è tutto trattato in maniera molto molto precisa, molto equilibrata. Questo è Comandante, quindi diciamo che in generale è assolutamente un sì con qualche, diciamo, riserva, però più dal punto di vista di scrittura, di sceneggiatura, ecco, che dal punto di vista tecnico, che secondo me dal punto di vista tecnico eccelle invece. Comandante lo potete vedere al cinema dal 1° novembre e detto questo, ragazzi, vi ricordo di seguire Cinefusi su Instagram e di mettere mi piace a questo video e di condividere.